E salve ragazzi e bentornati sulla nostra mappa From Ashes Reborn, cioè dalle ceneri, la rinascita, perché noi stiamo rinascendo dalle ceneri di un olocausto nucleare che ha distrutto tutti e siamo in una miniera abbandonata, perché sì. Allora, nell'ultimo episodio eravamo rimasti esattamente su questo binario morto e dovevamo infilarci là dentro, e cosa che dobbiamo fare adesso. Quindi io proverò ad infilarmi qua dentro alla ricerca di un nuovo blocco di lana per completare il nostro monumento. Monumento drammatico. Guardate dove sta. Allora, ce la posso fare. Ce la posso fare tantissimo, perché tanto sti scemi non superano i binari. Va benissimo così. Non li superate i binari. Fermi tutti, che devo rompere quello. Ha superato il binario. Bastardo! A tradimento me l'ha fatto. Porca miseria. Fermi, con calma. Calmiamoci un attimino tutti, ragazzi. Devo solo rompere quello, Non vi faccio niente. Ve lo giuro. Avete rotto le palle. Allora volete morirci malissimo voi, però, Cioè, volevo graziarvi, volevo solo rompere questo. Fatemi rompere sto coso. Muori malissimo anche tu. Ok, con calma. Ce la possiamo. È sempre un casino sta mappa, raga. Io ve lo dico, questa mappa è caotica. Allora, illuminiamo. Abbiamo rotto un mob spawner, il che è cosa buona e giusta. Ammazziamo anche questi altri due minatori. Lo so, ragazzi, mi dispiace. Io non volevo ammazzarvi. Porca zozza. Però purtroppo qualcuno deve morire e penso che dovete essere voi. Questi ti droppano dei picconi. Inutili come poca roba, però va bene. Cosa? Leviamo questo. Togli questo, togli. Dei picconi anche rovinati, ma che cacchio ne devo fare? Dei picconi di pietra rovinati, dai, ma che schifo. Ok ragazzi, sono già stanco, cioè ve lo dico, sono già stanco, non ho appena iniziato a giocare già sono stanco. Allora, iniziamo a mettere torce, per favore. Così, tu potresti levarti un attimo dalle balle. Grazie, guardate sta miniera è drammatica, raga. Mamma mia, la sensazione di morte che c'ho qua dentro. Voi non avete proprio idea, secondo me ci posso morire. Oh, hai rotto le pa. Oh, hai rotto le pa. Oh, hai rotto. E che cazzo? Voglio dire. Poi mi fai dimenticare di essere family friendly. E succedono casini. Con calma, con calma. Cioè, non ci accalchiamo in questo modo drammatico. Vediamo un attimo qua che cosa sta succedendo. Mettiamo torce. Cerchiamo di illuminare un attimino l'ambiente. E cerchiamo ovviamente di non cascare giù. Raga, sta cosa sarà drammatica, ve lo dico. Cioè, ve lo dico tantissimo. Qua si muore. Qua si muore malissimo. Ma sti ragni sono drogati. Come cacchio fanno a beccarmi? Basta! Oh, hai rotto le palle. Ancora altri ragni. Vabbè, a sto punto. Madonna. C'ho un knockback su quest'arco. Ti secco malissimo l'esistenza se non te ne vai. Allora, dicevo. Cerchiamo di procedere con calma. Perché qua si muore. E che cos'è? Un po' di calma. Uno sta giocando con calma, vuole vedere un attimino che cosa succede qua. Voi rompete le palle, guarda quello si è glitchato tantissimo. Guarda che salti che fanno, ma non sono ragni normali, sono ragni radioattivi. Guarda quest'altro. Basta, muorici, hai rotto le palle. Per favore. Santo Dio. Non vuole morire. Raga, la potenza di questo ragno è qualcosa di assurdo. Allora, forse quest'arma fa schifo. Questa fa più schifo di quell'altra, vabbè. Ragazzi, bisogna procedere con le frecce, perché altrimenti non ci arriviamo laggiù. Quindi devo fare una roba di questo tipo. Illuminiamo tutto, illuminiamo tantissimo tutto. E poi scappiamo ancora più veloci di come siamo arrivati. Porca zozza, non cascare giù. Non cascare giù, prendi l'arco, dove sei? Ragnetto bello? Ciao, buongiorno. Ecco, potresti morirci lì giù, per favore, grazie, signor ragnetto. Lei è molto gentile. Ragazzi, sto dungeon sarà tostissimo, io già lo so. Allora, io devo solamente... Per favore, no, non mi buttate giù. A me basta che non mi buttate giù. Fermi tutti, fermati. No, non ti far buttare giù. Non ti far buttare giù. Ammazza questo. E porca zozza, 37 anni per morire però. Rompi sto coso. Cioè, mai avrei pensato che dei ragni avessero dato tanti problemi. Porca miseria. Ok, abbiamo distrutto anche questo mob spawner. Quindi la vita inizia un attimino. C'è un altro! Non ci voglio credere. Dicevo, abbiamo distrutto questi mob spawner, giusto, vero? Non c'è più nessun mob spawner, grazie, meno male. E la vita dovrebbe iniziarci a sorridere un po' di più. Qua abbiamo robe. Permesso, buongiorno a tutti. Chi c'è qua dentro? Io qua se metto... Aspetta ragazzi, perché c'ho il terrore. Mamma mia, no raga, ma questo è un casino. No, raga, questo è un casino. No, mamma mia, ma che cavolo di dungeon. Ma perché? Ma perché ste cose a me? Allora, ragioniamo con molta calma. Se io qua scendo, che succede? Potrei morirci male, giusto? In teoria sì. Quindi posso fare una roba di questo tipo. Così tanto per proteggerci un po', ragazzi.
e scendo qua. In teoria dovrei essere tranquillo, giusto? Non lo so, però intanto vediamo cosa c'è qua. Un cacchio di niente, come... non è vero, c'è del cibo. Sì, del cibo, insomma. Allora, posiamo le cose inutili, ragazzi, perché come al solito abbiamo l'inventario che fa schifo. Cioè, ormai è una cosa risaputa. Dovrò rimettere a terra la mia shulker box fantastica. Tipo, ti metterò un attimino qua, ragazza. Non si apre. Porca zozza, l'ho messa nell'unico punto schifoso. Allora, ti metto che rivolta verso l'alto. Adesso ti apri. Ok, bravissima. E iniziamo a posare cose. Allora, questa la posiamo. Queste le posiamo. La carica, sta roba qua va bene. Posiamo anche questo. Posiamo il carbone che non ci serve. La selce potrebbe servirmi forse in qualche situazione stranissima. Il letto al momento non mi serve, anche perché ho tutti sti mob, dubito che io possa dormire. La TNT non mi serve, va bene. Altra roba la lascio qua, ragazzi, perché insomma, che cacchio mi porto. Cioè, l'inutilità assurda di tutta sta roba non serve a nulla. Qua abbiamo dei piedini del carbone, me lo prendo molto volentieri. Lo butto qua dentro, fantastico. E dovremmo essere a posto, più o meno. Penso di sì. Vabbè, i blocchi non mi servono, quindi li butto un attimino qua. Il legno sì, ma lo metterò lì dentro. E mi prendo altre torce, perché ragazzi abbiamo quasi finito le torce. Ovviamente, mi sembra anche giusto. Ok, dovremmo essere più o meno a posto. Forse sì, questo lo metto qua. No, meglio tenerlo a portata di mano, perché non si sa mai. Rompiamo la nostra shulker box, riprendiamocela e vediamo come proseguire questo super mega dungeon assassino. Allora, ok, con molta calma rompiamo un attimino qua, guardiamo la situazione da questo lato com'è. È brutta, ovviamente è una situazione molto brutta. Io devo cercare di capire i mob spawner dove sono, ragazzi. Vedo un cacchio di nulla, proprio si vede. Ok, intanto metto torce. Sento un sacco di ragnetti felici che stanno sotto di me, secondo me. Quindi proverò a rompere da questa parte. Prendo un attimo sta spadina, perché ste ragnatele hanno rotto le palle. Raga, le ragnatele sono drammatiche. Uno può morire malissimo. Ok, stiamo scendendo. Attenzione, ci stiamo muovendo dalle nostre posizioni di tranquillità per andare all'interno di questo dungeon. Oddio santo, quanto è brutto sto dungeon. Qua non c'è un cacchio. Sì, leviamo le torce così moriamo male. Ma sì, mettiamone una sulla... vabbè. Allora, sto cercando di fare qualcosa di utile, ragazzi. Almeno ci sto provando. Attenzione, sto mettendo torce. Torce di qua, ok. E da dove sei arrivato tu? Da dove cazzo non la sei arrivato tu? Porca zozza. Abbiamo capito che con i ragni st'arma fa schifo, non serve a niente. Allora, illuminiamo tutto. Lo so, raga, che è uno spreco assurdo di torce, però non ci posso fare nulla. C'è qualcosa in queste fornaci di utile? No, sono messe là per farmi perdere tempo? Probabilmente sì. Allora, qua c'è un carrello. Sì, lo sto prendendo sto carrello, guarda. Ma secondo me ci muoio malissimo se prendo sto carrello. No, non lo voglio prendere sto carrello, perché? Perché mi metti sto carrello? Io muoio se prendo sto carrello, raga, lo sappiamo tutti. Aspettate che qua ho visto qualcosa che potrebbe essere interessante. Vediamo un po', c'era qualcosa di interessante qua? Forse no. Anzi, quasi sicuramente no. Cosa c'è qua dentro? Terra. Semplicissima terra, ragazzi. Però mi incuriosisce molto questo punto. Attenzione. Secondo me ci potrebbe essere qualcosa qua dietro. No, non stanno venendo gli scheletri, no? Non possono venire qua, perfetto. Non lo so, questa terra mi incuriosisce tantissimo. Cos'è sto posto? Perché c'è della bedrock? Raga, mi sta incuriosendo tantissimo sta cosa. Mi sto triggerando. Non so a cosa serva sto posto, però mi sto triggerando. Niente, probabilmente non serviva a niente e mi sono semplicemente triggerato a gratis, così. Allora, intanto ammazziamo lo scheletro. Bravo, scheletro, così si fa. Da dove mi stai beccando? Oh, guarda dove cacchio sta quel bastardo. È morto? Probabilmente sì. Ok, risaliamo un attimino qua. Porca miseria, fatemi risalire. Allora, io il carrello non lo prendo manco se mi pagano, ve lo dico, raga. Che secondo me prendere quel carrello vuol dire morire malissimo. Ok. Mio Dio, com'è brutta sta zona. Volevo mettere delle torce, ovviamente. Attenzione che là c'è un ragno. Permesso. Buongiorno a tutti, signori. Sono venuto qua a prendere un po' di roba, con calma. Attenzione. Cosa c'è qua di bello? Mamma mia. Pozione di forza. Raga,
Sto dungeon è tosto, mi sta dando troppa roba utile, troppa roba utile. Secondo me questo dungeon è troppo tosto. Magari se metto l'ascia al posto della carne di zombie, porca miseria, che è un attimino più utile. E sto senza... Oh mio Dio, mi sono perso l'elmetto. Mi sono perso l'elmetto, raga. Oh, smeraldi, vedi che si inizia a ragionare tantissimo qua. Mamma mia. Allora, io lo so che con quel carrello potrei scendere giù velocissimo, ma so anche che potrei morire male. E sinceramente, se io muoio qua dentro, la roba è persa, raga. Chi cacchio la riprende più? No, non ce la faccio a scendere, come dice lui. No, 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 no. Allora, mettiamo torce. Osserviamo bene tutto, ragazzi, perché qua dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti. Devo scendere da quelle scalette per forza. Non vorrei mai farlo. Ma infatti non lo farò. No, non lo farò manco per sogno. Mi faccio una scaletta piuttosto, ma non, cioè, non scherziamo proprio. Ecco, scendo di qua, bello, felice, tranquillo. In modo più easy. Oh mio Dio, stavo cadendo giù. Aspettate con calma, ce la stiamo quasi facendo, eh. È tutto sotto controllo, più o meno. Non è vero mai. Ce l'ho dei blocchi da costruzione? Sì, metti, usa i blocchi. Vai. Chiudi tutto. Bravissimo. Mettiamo delle torce. Guardiamoci intorno. Mamma mia, raga, mi sto terrorizzando troppo. Che è sto posto? C'è di tutto e di più qua sotto, io non ci voglio credere. Dove cazzarola sto capitando? Mio Dio, dove sono capitato? Ok, con calma. Ragazzi, stiamo esplorando tantissimo. Guarda, guarda gli scheletri. No, io cioè, lo so che quel carrello poteva essere la salvezza, ragazzi, ma poteva anche essere la morte. Cioè, purtroppo cerchiamo di essere molto comprensivi gli uni con gli altri in questa zona. Attenzione che vedo qualcosa di utile. A parte la chest, con tanta roba. Vabbè, la prendo. Ma qui c'è una porta che potrebbe essere un rifugio. Ma lei che cazzarola ci fa nel rifugio? Permesso. Buongiorno a tutti, dormiamo. E non posso dormire perché non è notte. Qua si scende ancora, però siamo in un rifugio. Il che è una cosa molto bella. Quindi posso posare a terra la mia shulker box fantastica, tipo qua. E vediamo, mamma mia, il casino che c'ho qua dentro, raga, è una roba assurda. Devo iniziare a togliere roba che non serve. Tipo, adesso, obiettivamente parlando, questi non sono mai serviti a nulla, no? Cioè, parliamone. Non servono a nulla. C'ho una fornace. Fermi tutti, ragazzi. Posso cuocere roba. Il che è una cosa bellissima, perché c'ho un sacco di roba da cuocere. Guarda, ti cuocio direttamente con il legno. No, c'ho del carbone, ti cuocio col carbone. Ok, mettiamo a cuocere un po' di cibo, che ci sta. Qua abbiamo un piccone, mamma mia, di legno, la potenza, con unbreaking 6 e efficiency 3. Attenzione, unbreaking 6 è tanta roba, però. Vediamo un attimo com'è questo piccone. Ma, è il piccone della vita. Cazzarola, è bellissimo. Ok, mi piace, ti metterò qua. Qua cos'altro posso togliermi? C'è un sacco di roba inutile, raga. Io lo so che c'è roba inutile. Ma che ci devo fare? Che cosa ci posso fare? Cioè, non è che posso togliermi la roba dalla shulker box così. Intanto posso posare roba che non mi serve, tipo tutta sta cosa qua, no? No, la terra me la porto, perché la terra è sempre una cosa buona da avere. E va bene, anche dei blocchi da costruzione ci stanno. Qua abbiamo del cibo che metterei qua. Questo me lo porto, poi qua sto mettendo a cuocere roba, quindi chi se ne frega. Userò questo come cibo, va benissimo così. Qua ci butto quest'altra robetta qua, carbone lo buttiamo. Ok, qua invece avevo buttato il cibo, ragazzi, mi ero un attimino distratto. Va qua la roba, porca zozza! Ok, ragazzi, devo riconoscere che la mia shulker box si è riempita. Effettivamente sì, quindi mi devo tenere le cose in mano. Vabbè, togliamo le cose inutili, tipo sta roba qua che non serve assolutamente a nulla, a tu non mi servi. È una tragedia, ragazzi, è una tragedia. Mettiamo a cuocere pure il pollo. Ok, c'è spazio per sta roba? Non c'è spazio. Senti, ma sta freccia non serve un cacchio, la metto là. Metto questo. Ma questo c'ha infiniti, io perché mi sono portato 5 miliardi di frecce? Qualcuno mi spieghi questa cosa, mi ero dimenticato che avevo infiniti. Ah, come siamo messi male. Senti, tanto tu non lo spunterai mai, quindi ti butterò da qualche parte qua. Dai, basta. No, non è vero. Dai, magari mi spunta un ovetto. Ok. Allora, dicevo, siamo più o meno pronti. Più o meno. Possiamo andare. Prendiamoci del cibo e affacciamoci un attimo. Allora, io vengo da qua tranquillamente. Mi affaccerei un attimino. Cosa cazzarola è questa roba? Oh mio Dio, ragazzi, siamo messi un pochino male.
Ma proprio un attimino male. Oh signore, quanta roba. No, io non so se voi vedete, ragazzi, ma qua sotto ci stanno 27 miliardi di minatori impazziti pronti a seccarmi malissimo. Io mi sto un attimino cagando addosso. L'avevo detto io che questo dungeon sarebbe stato drammatico. E infatti è drammatico. Ragazzi, ma non ci si fa così. Ragazzuoli, mi sa che dobbiamo fermarci di nuovo perché questo dungeon è enorme e io ci voglio male. Quindi, come sempre, ragazzi, vi ricordo, se il video vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate, condividete se il video del canale sui vostri social e se non l'avete ancora fatto, rullo di tamburi, 360, giro fantastico, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina. Per questo video è tutto, io come sempre vi do appuntamento sul canale per un prossimo episodio. Ciao ragazzi!